Bella a tutti ragazzi e bentornati qui da Marte Blucerchiato in questo nuovissimo video. Oggi, come avrete visto dal titolo, è arrivato il momento del pagellone di Serie A 2021-2022, ovvero che andrò a votare ogni squadra di Serie A per la stagione che ha fatto. Prima di cominciare però vi invito a tutti ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i miei contenuti. Lasciate like al video e commentate qua sotto nei commenti se siete d'accordo con i miei voti oppure se aveste cambiato qualcosa. Ma adesso, senza perderci in troppe chiacchiere, iniziamo subito! Atalanta 4. Una stagione da dimenticare. I bergamaschi partono bene, ottenendo il quarto posto, ma nella seconda parte di stagione crollo totale. Ottavo posto, 59 punti, pochissimi, e non arrivano neanche in Conference League. Il lungo stop di Zapata ne ha risentito molto e sono stati costretti a giocare metà stagione con un Muriel non impeccabile. Sicuramente una delle più grandi delusioni di tutto il campionato. Molto male. Bologna, 7. Tutto sommato, campionato molto buono. 46 punti, più della matematica salvezza, con anche ottimi risultati. 3-0 contro la Lazio, 1-0 contro la Roma, pareggio contro il Milan, pareggio contro la Juve e 2-1 contro l'Inter, grazie alla papera di Radu, che gli regalò la partita. Se l'obiettivo era la salvezza, allora bene così. Cagliari, 3. E anche meritata, aggiungerei. Perché sulla carta, una rosa come quella del Cagliari non si merita la retrocessione. Nel girone di andata le hanno perse tutte, eccetto la partita in casa contro la Sampdoria. Nel girone di ritorno, invece, hanno dimostrato qualcosina di più, ma comunque non si può dire che la stagione del Cagliari è stata impeccabile, e questo lo dimostra l'ultima partita. Il Venezia, no, scusate, il Cagliari non è riuscito a fare un gol contro un Venezia ormai retrocessa, quando d'altro canto la Salernitana aveva perso 0-4 contro l'Udinese. Squadra a ricostruire. Empoli, 7 meno. Ero indeciso se dare 6,5 o 7. Allora ho scelto di dargli 7 meno. Partiamo dal presupposto che era una neopromossa e che molti pensavano all'inizio della stagione che l'Empoli non avrebbe passato sogni tranquilli in questo campionato. Ma Andreazzoli stupisce tutti. L'Empoli ha fatto un girone d'andata spettacolare, da 9. Peccato però che la squadra toscana nel girone di ritorno non ha vinto più una partita per 4 mesi. Se avessero fatto la stessa annata anche nel girone di ritorno, probabilmente il voto sarebbe stato molto più alto. Peccato. Fiorentina, 8 più. È stato un vero e proprio miracolo. La Fiorentina finalmente ha raggiunto una competizione europea dopo 5 anni. Ma secondo me il vero uomo conference è stato Vincenzo Italiano. Pensate che la scorsa stagione la Fiorentina lottava per la salvezza ed è arrivata ad un discreto 14° posto. Successivamente la società esonerò il grande Beppe Iachini, prendendo al suo posto un grandissimo allenatore di nome Gennaro Gattuso. Quando però Ringhio litigò con la società, fu esonerato e tutta la tifoseria viola era disperata. Ma Vincenzo Italiano ha saputo essere il sostituto perfetto e portò la Viola a sognare. Anche quando nel mercato di gennaio se ne andò via Vlahovic, che alla Viola era praticamente insostituibile. Ed è proprio per questo che non ha voluto dare un voto più alto, perché la squadra gigliata con Cabral e Piontek non era la stessa squadra. Non si può comunque dire che quello della Viola non è un campionato coi fiocchi. Chapeau! Genoa, 2. Non c'è molto da dire. E non lo dico perché sono doriano. Campionato rosso-blu concluso in zona retrocessione. Solo 28 punti collezionati, ma soprattutto solo 4 vittorie. Una stagione da dimenticare. Dopo il rigore sbagliato contro la Samp, l'offerta rifiutata al Toronto o di Capitan Criscito vale più di 1000 parole. Ed è chiaro che si vuole prendere tutte le sue responsabilità per la loro retrocessione. La sua missione è quella di portare il Genoa in A. Spero che non succeda, ma chissà. Inter, 9. Qualcuno potrebbe aver dato di meno, ma io non sono d'accordo.
quella dell'Inter è stata comunque un'ottima stagione, anche senza scudetto. Inoltre dobbiamo considerare la scorsa sessione di mercato estiva. L'Inter perde Conte, perde Lukaku, Hakimi e poi Eriksen. Allora la società affidò la panchina nerazzurra a Inzaghi e ha dovuto scegliere Dzeko, Dumfries e Çalhanoğlu, e sinceramente non mi aspettavo potessero fare come l'Inter di Conte, e invece l'hanno fatto, e ci sono anche quasi riusciti. Ma la papera di Radu ha rovinato quello che stava costruendo l'Inter di Inzaghi, e probabilmente se ci fosse stato Handanovic in porta avrebbero già raggiunto l'obiettivo scudetto. Peccato. Juventus 6. Il minimo indispensabile. Perché sinceramente con Allegri mi aspettavo di più, anche se rispetto all'anno scorso c'è stato un lieve miglioramento. Perché l'anno scorso hanno seriamente rischiato di andare in Europa, con Ronaldo, Chiesa e buonissimi giocatori in rosa, ma all'ultima giornata sono arrivati in Champions per il rotto della cuffia. Quest'anno invece i bianconeri sono arrivati quarti a 4 giornate d'anticipo, nonostante la cessione di Ronaldo e il grave infortunio di Chiesa. Ma bisogna anche dire che quest'anno non hanno performato. E pensate che a inizio stagione sono partiti in zona retrocessione e che dopo anni sono arrivati a 0 titoli. Ci sono dei pro così come ci sono dei contro. Lazio, 6,5. Tutto sommato bene. Certo, non tutto sto granché, ma sinceramente mi aspettavo peggio. Con l'arrivo di Sarri, la Lazio ha completamente rivoluzionato la rosa, passando dalla difesa 3 alla difesa 4 con i terzini arretrati, dal centrocampo a 5 al centrocampo a 3, passando poi dalla coppia d'attacco al tridente. A inizio stagione pensavo che si dovessero adattare a questo nuovo sistema di gioco, invece i numeri sono quasi uguali a quelli di Inzaghi l'anno scorso. Ma rispetto all'anno scorso, che erano arrivati sesti, quest'anno i bianconeri guadagnano una posizione in più. Chissà l'anno prossimo dove arriveranno. Milan, 10. Niente da dire. Una stagione brillante per i rossoneri che arrivano sul tetto d'Italia dopo 11 anni dall'ultima volta. Pioli ha lavorato benissimo e ha saputo valorizzare una delle rose più giovani del campionato. Maignan ha fatto anche meglio di Donnarumma. Tomori e Kalulu formano forse la migliore difesa in Serie A. Teo devastante come sempre. Tonali con Pioli è cresciuto tantissimo. Leao una delle sorprese migliori del campionato. E poi Giroud, che doveva essere la riserva di Ibra, ha saputo essere un titolare perfetto. La doppia cifra è stata raggiunta e all'ultima giornata ha regalato la doppietta decisiva per lo scudetto. Adesso la tifoseria milanista e Pioli possono sognare. Napoli, 8-. Una stagione più che buona. I napoletani, per quasi tutto il girone d'andata, hanno detto la tipica frase «salutate la capolista» e per quasi tutto il campionato hanno lottato per il primo posto. Il voto però si è un po' abbassato quando al Castellani i partenopei si sono fatti rimontare da 2-0 a 3-2 e da quel momento non potevano più sognare per lo scudetto. Un Napoli così però non si vedeva dal Napoli di Sarri dei 91 punti. Quindi, se Osimhen non si fosse infortunato per tutto sto tempo, a quest'ora potevamo tranquillamente confrontarlo con Higuain. Roma 6+. Adesso nei commenti, soprattutto i romanisti, mi scriverete: Marti, ma se la Lazio ha dato 6,5, allora perché alla Roma hai dato 6+? Perché ragazzi, è vero che la Roma è arrivata solo un punto dalla Lazio e che ha vinto lo scorso derby 3-0, ma certe figuracce da un allenatore come Mourinho non me l'aspettavo. E se devo dire la verità, il suo gioco con i tre trequartisti dietro Abraham non mi faceva impazzire. E ha trasformato certi giocatori come Mkhitaryan, che tra l'altro ce l'avevo pure al Fanta, e Veretout in delle pippe al sugo. Quindi diciamo che da Mourinho mi aspettavo qualcosina di più, ma magari sbaglio io. Ah, e comunque già che ci siamo, volevo fare i più assoluti complimenti alla Roma per la vittoria della Conference. Salernitana, 8. Eh sì ragazzi,
Davide Nicola, l'uomo delle salvezze, ha fatto il miracolo. Pensate che la Salernitana con Castori, per poi passare per Colantuono, era ultima e tutti la davano praticamente per spacciata. Ma quando la nuova società annunciò l'arrivo di Nicola, cambiò tutto. Tutto iniziò quando la squadra campana vinse 2-1 proprio contro la Sampdoria, quando era allo stadio. Mannaggia voi! E da quella partita i Granata tirarono fuori una serie di vittorie e pareggi che non si fermarono più e passarono davanti a Venezia, Genoa e Cagliari, trovando la salvezza all'ultima giornata. Nient'altro da dire, chapeau! Sampdoria, 5,5. È vero che la Samp ha raggiunto la salvezza matematica con un 4-1 alla Fiorentina, ma rispetto alla Salernitana è tutto un altro discorso. I blu cerchiati con Ranieri raggiungono il 9° posto, ma con il cambio della panchina è cambiato tutto e passano dal 9° posto alla gabbia degli squali. Finiscono il campionato con 36 punti, quando il minimo indispensabile sarebbe 40. Una piazza così non si merita questo e da tifosa della Samp consiglio alla società di lavorare sul mercato. Sassuolo, 7-. La stagione del Sassuolo è sempre ottima. 50 punti sono un ottimo risultato, anche se rispetto al Sassuolo di De Zerbi, quello di quest'anno è calato molto. È anche vero però che la società neroverde ha preso un allenatore inesperto, di nome Dionisi, e non sto dicendo che ha lavorato male, anzi, però certe figure con le piccole si potevano evitare. Probabilmente se il Sassuolo non avesse buttato i punti contro le piccole, sarebbe arrivato più in alto, contando anche che ha portato a casa diversi punti contro le big. Forse se il prossimo anno la squadra di Dionisi lavorasse di più sulla mentalità, potrebbero tornare tranquillamente a un 8° posto. Spezia, 7,5. Anche qua discorso diverso rispetto alla Sampdoria. Perché è vero che lo Spezia è arrivato a pari punti, ma la differenza è che lo Spezia ha forse la peggior rosa del campionato e che inoltre aveva il mercato bloccato. Dopo l'addio di Italiano, gran parte della gente a inizio stagione lo davano praticamente per spacciato. Scusate per la poesia che vi ho dedicato. No, ok, la smetto. Ma Thiago Motta ha zittito tutti, portando lo Spezia a 36 punti, addirittura 6 punti dalla retrocessione. Decisamente una delle sorprese di questo campionato. Torino, 8. Vi ricordate il Torino dell'anno scorso? Eh sì ragazzi, l'anno scorso il Torino si è salvato per il rotto della cuffia agli sgocci del campionato, una stagione praticamente da 4. Ma torniamo a quest'anno. All'arrivo del nuovo allenatore, Urbano Cairo portò alla panchina Granata Ivan Juric, che l'anno scorso a Verona aveva fatto benissimo, e l'ha confermata anche quest'anno a Torino. 50 punti e 10° posto confermato. Cose che l'anno scorso il Torino non avrebbe visto neanche col binocolo. Udinese, 7,5. Nonostante la partenza di De Paul e Musso, la squadra friulana ha fatto anche meglio dell'anno scorso. In difesa Pablo Marì è stata una sorpresa al girone di ritorno. Sulla fascia Molina è devastante. Pereira è stato confermato nonostante l'infortunio. Udoge una grande scoperta. Per non parlare poi della coppia Beto Deulofeu. I friulani non hanno sicuramente sentito la mancanza di Mister Gotti. Venezia, 5-. Sappiamo tutti che quest'anno il Venezia è arrivato ultimo, ma bisogna anche contare che era una neopromossa e che il suo progetto era uno dei più interessanti del campionato. Partono bene, con un girone d'andata mediocre. Peccato poi per il crollo, a causa anche dell'incomprensibile esonero di Zanetti. Una retrocessione che fa provare dispiacere. Speriamo magari di rivederci fra 2 anni. E Verona, 8,5. Quest'anno quella del Verona è stata una stagione pazzesca sotto ogni punto di vista. Addirittura meglio del Verona di Juric. Dal 10° posto sono passati al 9°. Pensate che a inizio stagione con Di Francesco davano il Verona quasi per spacciato, ma la società, dopo solo 3 giornate, lo esonerò e chiamò un allenatore di nome Igor Tudor.
Se non avessero avuto Di Francesco a inizio stagione, probabilmente sarebbero arrivati vicini all'Europa. Il Verona di Tudor ha uno dei tridenti migliori d'Europa. Caprari, Barak, Simeone formano i messi insieme 44 gol. La scelta della società di esonerare Tudor in questi ultimi giorni, secondo me, è incomprensibile. Spero che con Cioffi in panchina arrivino allo stesso traguardo. E questo, ragazzi, era il mio pagellone della Serie A 2021-2022. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto e preparatevi, perché probabilmente dopo gli esami tornerò a essere più attivo di prima su YouTube. Quindi dai con le iscrizioni, perché l'obiettivo è arrivare a 50. Detto questo, ci vediamo, come sempre, ad un mio prossimo video. Ciao!